l'amore è il periodo di frequenza di un fenomeno. Esso si calcola secondo l'ampiezza, la lunghezza, la condizione, la pulsazione, secondo una disposizione causale all'interno della prima equazione che ti viene in mente. Secondo una disposizione casuale all'interno della prima equazione che ti viene in mente. Perché lo studio di un fenomeno è anch'esso un fenomeno. Perché lo studio di un fenomeno è anch'esso un fenomeno. Vediamo ora il periodo di frequenza di un fenomeno. Lo studio di un fenomeno è anch'esso un fenomeno. La prima fase.